Con una storia lunga 19 anni, Arezzo Classic Motors è tornata ad Arezzo Fiere Congressi per tutti gli appassionati di motorismo storico, in cui la cultura del passato automobilistico, insieme alla vivacità degli scambi e l'interesse per i veicoli esposti, il modellismo e l'abbigliamento vintage, sono stati i veri protagonisti. Tra gli appuntamenti più attesi, quello dedicato agli amanti del mondo del rally anni 70 e 80, la proiezione dell'opera Omnia Rally Emotion, con cui il club saracino, da sempre patrocinatore della manifestazione, ha ricordato la figura di Piero Comanducci, cineamatore di rally. Il nostro è un club importante prima di tutto perché la Fiera di Arezzo è nata da menti diaboliche tanti e tanti anni fa, quando era vivo Marino Masetti, Guido Crescioli, il nostro segretario Tarquini. La prima edizione fu presso l'hotel Drago, attualmente Hotel Etrusco. Poi la fiera è cresciuta e siamo arrivati all'edizione di questi giorni, dove noi abbiamo esposto una tematica particolare sulla storia delle vetture da rally, due ruote motrici. Quindi il club saracino sta andando alla grande, ha sempre fatto manifestazioni ed esposizioni di grossissimo spessore culturale, sempre molto attenti a non ammucchiare, sempre molto attenti a divulgare la passione per il motorismo storico, ma sempre legata ad una vera culturale strettamente pertinente a quella che era la realtà di ogni veicolo. L'ardita e Bici in Fiera, nate con lo scopo di promuovere Arezzo attraverso la sua storia ciclistica, hanno reso omaggio a Stefano Del Tongo, scomparso nello scorso mese di settembre. È stato creato uno spazio espositivo allestito con materiale ciclistico risalente al periodo che va dall'82 al 1991, in cui l'azienda Del Tongo legava il proprio nome attraverso importanti sponsorizzazioni al ciclismo professionistico. Noi ricordiamo tutti i grandi campioni che hanno corso con Del Tongo, in particolare Saronni, negli anni in cui poi a fila ha vinto il campionato del mondo e il Giro d'Italia. Quindi per tutti gli appassionati è stato importante la Del Tongo. Io lo dico sempre, è la maglia gialla più conosciuta al mondo, no? Anche nel collezionismo è la più ricercata, proprio perché hanno la Del Tongo ha lasciato un segno, grazie in particolare poi alla collaborazione con Colnago e poi anche con Pinarello.